Let's go. Che c'è? Da dove vieni? Io sono da Roma. Da Roma? Voglio stare in mezzo ai cinghiali proprio. Ho capito. Allora, allora io sono lì proprio posto YouTube. The Eastern countries. Yes. They fell and so they wanted us to come here. Yes. All in the West. Uh-huh. Just like in Deutschland. Yes. East and West. You have work. Per esempio stavo a vedere i terremotati, no? Chiedono ricostruiteci le case. Ma scusa un attimo, io pensavo, no? Ma quante volte la gente ha braccia, piedi, a testa, no? Ma quante volte avrebbero ricostruito quelle case che stanno aspettando, no? Ma c'è ragione, ma sai qual è il problema, però? È che non te lo fa fare. E quella è la cosa stupida. Che se te lo fanno fare, tu dici, a me mi è cascata giù casa. Allora il governo mi dice, fate casa, vai. E invece non lo puoi fare, perché devi aspettare quello. Sì, deve tutto, progetto deve essere qua. Sai quanti se sognerebbe di spendere 50.000 euro per cavoli suoi, farsi una casetta di legno, dice almeno delle moto, se da che cazzo. E non glielo fa fare. Carità, possono venire, però c'è un limite, no? Ma il limite non lo decidete? Tu sei uno schiavo. C'è un limite, aiutili là, no? Non li fai partire, aiutili là. Forse non hai capito che quelli che comandano ti vogliono fuori a te. Gli italiani li vogliono fuori. Hai capito? Hai capito? Perché è più difficile da controllare l'italiano. Invece il disperato lo controlli facilmente perché. Tu sei. Noi siamo incontrollabili, non riescono a dominarci. Certo. Tutti dobbiamo ir via, se no vai via, ti ammazzano. Esattamente. O vai. Ammazza, se l'italiano non ha protestato adesso col terremoto, che gli fanno vivere in campi di concentramento e non gli costruiscono più la casa, ma quando protesteranno mai? No, ma il popolo italiano non c'è più, non sta proprio vedere. Già dal dopoguerra l'hanno già distrutto piano piano. Certo. Qui io non sempre, se non voglio fare oggetto, però qui l'ho capito subito, appena successo il terremoto, che qui è un esproprio che dovevo gli dire. Esattamente, vogliono proprio mandare via la gente nelle grandi città. Certo, verranno fatti pesantissimi, non sappiamo quello che sarà. Ma loro come hanno fatto col terremoto, no? Che inventano un qualche caos per poi direzionare la gente dove vogliono. O magari ci buttano qualche virus così ci ammazzano tutti. Perché non si fa vedere? Perché? Ma proprio per lasciarci liberi, liberi di credere e di non credere. Perché sennò se ogni cazzata che facciamo ci dice oh. Che fai? È come se non sei più libero. Certo. Sei più libero manco di bestemmiarlo, invece siamo liberi di bestemmiarlo, siamo liberi di ammazzarci, di ammazzare, siamo liberi, però questa libertà vissuta male, in questo modo qui vissuta male, non ci sta portando a quello che stiamo vivendo. Ci hanno dato i libri, no? Da studiare. E i libri li scelgono loro, il sistema? I libri li scelgono loro, però non è che li devo seguire, io me li sono presi perché mi sono detto, vabbè, vediamo quello che fanno là, poi dopo io magari posso anche affrontare lo stesso argomento. Che fanno là, però lo affronto come mi pare a me. No? Però poi devi dare la prova che l'hai imparato quello. Sì, ma quello guarda, quello è il minimo. Li hanno talmente rincoglioniti quella di. Ma scusa. Tutta una strategia apposta. Allora tu capisci, tu mi capisci. Perché purtroppo siamo rimasti pochi a capire un po', a ragionare. Non capiscono che in TV li prendono in giro. Lo so, purtroppo. Però la gente è proprio scema. Cavolo, penso che dovrebbero svegliarsi. No, è impossibile, io ho perso la speranza. Io facevo video su YouTube dove parlavo di queste cose, ma la gente è stupida totalmente. Non capisce niente. Li hanno talmente rincoglioniti che proprio. Lo so, io combatto con i genitori degli altri bambini da. Da quando sono i bambini, ma è inutile. È inutile, guarda. Te l'ho dovuto vaccinare a Manuel perché non prendevano più l'asilo. Che non mossa. Sapevo dove mandarlo, non potevo tenerlo a casa perché sennò come lavoro, come campo. And I'm waiting for the priest, you know, to come here.
So maybe I can sleep here, hopefully. Because in the city, of course, there are churches and everything, but it's very hard. So these are Franciscan monks. Vedi, questa è la mia oasi. Ho piantato là, ho piantato lì. Ascolta, io le parlo perché oltre a frequentare un ambito universitario... Ragazzi, il mondo sta finendo, stanno distruggendo tutto, voi state ancora studiando le cazzate di quei stronzi che vi scrivono i libri. Ma il telefono, microonde in testa ci spareranno. Voi state ancora a leggere le cazzate di sti mostri. This is a sheeple in a bar, smoking and drinking, and getting ill, and going to work. This is a pub where the sheeple forgets about his condition. Go sheeple, destroy yourself with a phone, coffee and smoking. This is a sheeple.